a tutti e benvenuti. Oggi siamo qui per provare insieme a voi Tandem a Tale of Shadows. Un gioco che sembra molto interessante. No, a parte il gioco sì. Siamo completamente in blind. Ah, così lo trovo quindi. Interessante. Tipo una fiaba horror. Beh, non so quanto è horror, sicuramente c'è un'atmosfera horrorosa. Ti è animato, Win? Sì. Ovviamente ringraziamo gli sviluppatori che ci hanno inviato il gioco su Xbox, beh, la versione Xbox One, per provarlo. Vediamo un po'. Sembra molto interessante. C'è questo orso che butta tipo la... in avanti. Allora, gioca. Upa, sono tanti mini livelli, allora. Inquietante questo orso. Demonia, che so fa? Ah, è tipo un visuale dall'alto. Ma non vorrei che sono tanti mini livelli dove fai enigmi e basta. Ti passi all'orso. E se dobbiamo alternare tra lei e l'orso, sicuramente. Penso che deve fare qualcosa l'orso. Forse ho bevuto qualche birra di troppo, mi sa. Però oh, è simpatico. Ah, vabbè, interessantissimo. Ci ritroviamo, quindi. No, lui sta ancora sotto. Adesso dobbiamo quest'ombra. Cammina. Ci siamo indemoniati. La prima ombra. Ah sì, quindi è come pensavo. In pratica questo ricorda un po' un meccanismo di quei giochi per cellulare o robe così. Comunque sono tanti piccoli livelli nel... Beh, pensavo era più un'avventura in realtà. Pure io. Dobbiamo sempre trovare il modo di trovare quest'ombra. Ah, se abbiamo ben capito, quindi dobbiamo cercare di fare l'ombra così, parallela, forse. Sulla retta. E lui poi? Ah, si crea proprio tipo prato. Ma non ha senso però così. Cioè, ce lo doveva dire. Si fa, abbiamo fatto un po' a culo, eh. Però voglio capire perché è un po' deludente, devo dirlo, eh. Dalla copertina sembrava wow. No! È morto. Dobbiamo fargli sempre l'ombra, quindi, per passare. Sì, quindi tipo... È così. In realtà non è male, no, però... come gioco è carino, funziona pure. Però pensavo che era più un'avventura dove si esplorava, robe così. Non una serie di livelli così. È sfizioso perché devi avanzare, devi gestire bene le ombre e tutto. E son tre. Oh. Ah, c'è andata buona. Ah, ogni cosa apre una porta diversa. Partiamo da questa, allora. Dobbiamo trascinare quindi questa scatola di giocattoli. Sì, però non ce la fa trascinare al lato. Vabbè, non serviva a niente allora. Vai. Ah no, lui sempre deve prenderlo, è vero. Così. Beh, però è carina questa cosa delle luci e delle ombre che deve fare. Sì, diciamo, vabbè, qui rientra un po' la colpa a noi perché...
Abbiamo visto più dei video, noi di solito non vediamo mai trailer di gameplay o altro per evitare qualsiasi tipo di spoiler, no? Ma se avevamo visto un gameplay già sapevamo cosa aspettarci. Sono partito convinto che era una sorta di avventura, non dico tipo Alice, però una specie. I suoni sono molto belli. Sì, vabbè, ma è carino alla fine. Partito un po' sconvolgente, però è carino. No, più che altro si capisce proprio il senso, ce l'ha poi la storia o è proprio passatempo puro così. Ci risolvieni? Forse. Fulminata la lampadina, no? Come si fa adesso? Devi cambiarla. Il particolare è che tu devi proprio affidarti alle ombre e vedere un po' cosa riesci a creare. Ce l'ha fatta. Vai. Lo inficca in capo, mano, questa scheggia. Lei è la schiava dell'orso, alla fine. L'orso ha fatto arrivare un super boss. Con questi se ci vedono ci uccidono all'istante, mi sa, eh. Il ragno non vede, il ragno non duole. Ah, Ah, un'altra lampadina. ci voleva. Cos'è? Forse proprio infame. Non so ne ha fatto morire questo. Chiuso, ok. Ma che esce per là? No, Ma esce di là, infatti, l'hai aperto. vabbè, non ci passo. Sei stupido, vabbè. Quella si impizza qua, dove sta il ragno? Quindi? Ah, siamo usciti proprio dalla parte opposta. Prende la chiave. Comunque, vabbè, devo dire che è interessante la cosa del gioco di ombre. Però forse, visto il gioco è prima 4-5 ore, tutte così, è un Diciamo po'... risulta molto ripetitivo a lungo andare. Devo dire che è un po' ingannevole il gioco, perché tu per esempio guardati un trailer, no? Vedi questa scena, tu pensi sia appunto un'avventura, non vai a capire che è proprio degli enigmi così, basta, enigmi su enigmi. Prenditi questo in testa! Comunque se vi piacciono i puzzle game è interessante, una grafica gradevole, Beh, i beh... suoni. Alla fine il gameplay si sta diciamo evolvendo, quindi può essere che non è che fa sempre questo. Però almeno per noi è uno di quei giochi che si gioca quella volta ogni tanto, tipo dici vabbè faccio 10 minuti su quello, però giocare tutto di fila ci annoia un po', quindi non è proprio il nostro genere e forse costa un po' troppo visto quello che offre, parliamo di una trentina di euro, Sì. quindi beh è un po' caro diciamo. Fateci sapere cosa ne pensate, se l'avete magari già acquistato perché è uscito da un po' di tempo, o se lo volevate acquistare adesso, o avete cambiato idea, o lo acquisterete presto. E come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!